Salve a tutti, eccoci qua con un altro video sulla silhouette alta. In realtà è perché mi sono accorta che nel video che ho fatto i primi passi per la silhouette alta mi è venuto tagliato, diciamo, la parte abbastanza importante dove vi dico come fare l'inserimento del filo. Quindi ho deciso di farne uno solo come preparare la macchina appunto per lavorare. E in questo video vi insegno a rifare la calibrazione che è anche nell'altro video, ma soprattutto vi insegno come inserire il filo in modo da essere pronta per il nostro lavoro e come togliere il filo a fine lavoro invece di sfilarlo tirandolo con le mani, che non va bene, vi insegno come fare. Non userò il solito metodo per fare i video, lo faccio con la videocamera e vi faccio vedere anche il PC. Per far prima preferisco in questa maniera, spero che capiate bene lo stesso. Iniziamo. Allora, prima di tutto dobbiamo andare in questa schermata, vedete? Abbiamo queste tre icone qua, vedete? Allora, iniziamo a fare la calibrazione e la calibrazione dobbiamo cliccare su questa icona qua. Bene, clicchiamo. Scusate, ecco, ora mi dice, se vedete qua, che siccome io ho fatto una prova, la macchina è ancora calda e non si può fare la calibrazione perché deve scendere a 50 e a 122. Quindi diamo ok e aspettiamo, ed ecco qua, vedete, qui non so se si vede, è a 50, vedete? Ora se clicco su calibrazione, vedete, mi apre questa finestra. Diamo start qua e vi fa vedere, vedete la macchina, adesso accendo anche questa luce che si vede bene, il foglio tagliato a metà è un A4, vedete, vi fa vedere i punti che abbiamo visto nello schermo, li segnerà anche nella macchina, vedete, questo è a sinistra. E il foglio si muove, questo adesso andrà a destra e si muove, poi andrà in alto, vedete, adesso fa una sorta di triangolo, ecco qua, e anche qui si muove. Ora, fatto questo, dobbiamo settare, adesso torna al suo posto, e dobbiamo settare da questa parte, vedete, da questa schermata, dobbiamo mettere normal, no, easy, da questa qua normal e in alto questa. Fatto questo, facciamo next. Qui, vedete, vi dice che se vogliamo aggiustare oppure è già perfetto così. Allora, io ho lasciato come stavano le cose, però se voi volete fare, cioè se vedete che è molto, il foglio sotto scorre male, vuol dire che l'ugello tocca proprio il foglio e quindi dobbiamo allentare e dobbiamo voltare verso sinistra, mentre se è molto alto dobbiamo fare un mezzo giro a destra. Qui dobbiamo mettere, lasciamolo normale,
E se facciamo next, qui facendo, vedete, test, clicchiamo, la macchina rifà il test. Andrà a fare solo il test sulla destra. Vedete, dopo vi faccio vedere che anche nello schermo vi fa vedere, vedete? E qui scorre bene. Se voi vedete nello schermo, vedete che vi fa vedere il destro. Bene, fatto questo, ritornerà al suo posto. E quando ha terminato è tornata al suo posto, noi togliamo la finestra e andiamo a infilare la nostra macchina. Quindi da quest'icona qua, scusate, spengo la luce perché questa fa. Da quest'icona qua clicchiamo e troviamo queste due funzioni. Allora, qui ci fa vedere come infiliamo, poi vi faccio vedere, mentre qui lo dice la parola stessa, ci tira fuori il filo. Qui lo inserisce e qui lo porta fuori. Un load e load. Qui potete fare un controllo manuale. Per fare un controllo manuale dovete comunque cliccare qua in modo che questa barra vada verso i 200. Una volta fatto questo, qui possiamo andare avanti e indietro col filo, però a me questa funzione non interessa per ora, quindi vado indietro e vi faccio vedere. Iniziamo da questa funzione qua, load. Dobbiamo inserire il filo. Fatto questo, facciamo next. Qui vi fa vedere la parte dove infilare, poi do next ancora e qui vi fa vedere dove inserire l'altra posizione del filo, tenere premuto il pulsante in modo che il filo scorra bene. Ora vi faccio vedere, prima di dare load, accendo ancora la luce perché poi si vede, vedete questo. È il filo, io ho già infilato vedete qui dove vi ho fatto vedere anche nell'immagine. Questo è la cannuccia, questa. E porto il filo fuori, okay? Vedete, il filo è fuori. Lo inserisco ora in questa guida qua, tenendo premuto questo, come vi ho fatto vedere nella foto. Quindi inserisco tenendo premuto. Ora io ho una mano sola, quindi che tengo la videocamera. E andrà inserito anche un po' di cannuccia in questo modo qua, e ho messo anche la cannuccia dentro, non so se si vede. Fatto questo, ora andiamo a portare il filo dentro alla nostra cannuccia qui, e fate bene attenzione perché una volta che sarà sceso il filo, andrà a posizionarsi nel nostro ugello in modo che esca fuori. Guardate bene. Ora io faccio load. La macchina si posiziona alla base. Vediamo. Guardate bene che inizierà a venire giù il nostro filo.
guardate, sta scendendo, 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 scendendo. E si andrà a posizionare, farà ora fuoriuscire un po' di filamento. Questo serve per far sì che sia libero magari di eventuali residui del lavoro prima e che sia libero l'ugello, vedete? E vuol dire che la macchina è pronta per iniziare il nostro lavoro. E qui nello schermo è uscita, è andata via la schermata appunto per il load del filo. E adesso la nostra macchina è pronta. Una volta che però il nostro lavoro è finito, anche questo è molto importante, state attenti. Mi raccomando, non sfilate il filo, o se volete cambiare il filo, non sfilate il filo con le mani, ma bensì dall'altra funzione. Ora vi faccio vedere. Andiamo sempre in questa, sospengo, andiamo sempre in quest'icona qua, questa qui dove c'è l'icona del filamento, clicchiamo e ora usiamo la funzione Unload filament. Clicchiamo. Ora, se do unload, vedrete quello che succede nella macchina. Ora vi faccio vedere, diamo unload e la macchina ritorna al punto di partenza. State attente. Ora rimanderà fuori un altro po' di filamento. Vedete? Ok? Ora guardate il filo che torna su. Vedete? Ed esce, esce, esce. Esce dal di qua, vedete? Ed ecco qua, vedete, il filo è uscito perfettamente e la macchina torna al suo posto. Mi raccomando, questa è una cosa da fare sempre. Ora vedete, avrete nella schermata. Se volete mettere un altro filo, dovete fare lo stesso procedimento. Infilate, fate next e vi porta alla schermata dove verrà fatto, dove verrà detto che la macchina porterà giù il filo nella posizione per iniziare a lavorare. Così la vostra macchina vi dura di più. Mi scuso se nell'altro video mancavano le cose, queste cose che sono molto importanti, e se vi è stato d'aiuto mettete mi piace, iscrivetevi al mio canale per rimanere informati dei prossimi video, ne farò altri sulla silhouette alta, e ciao a tutti!